Cavolo, il capo mi ha detto di stare attento con la pelle umana, che è molto fragile. Come faccio ora? Chi glielo dice ora che mi serve un corpo nuovo? Mica c'è qualcuno in giro. Vabbè, pazienza. Ciao a tutti ragazzi, come va? Benvenuti o bentornati, sono Antonio Matteo, SFX Makeup. Oggi voglio fare un trucco da alieno, diciamo, perché ho fatto un piccolo sketch di questo foglio. Volevo farlo intero, tutto il viso, però poi ho pensato di farlo così perché è più carino, quindi metà faccia, non so se riuscite a vederlo, metà faccia, mio ovviamente. E come se mi stessi togliendo via la mia pelle e da sotto appunto sbuca l'alieno. Quindi nulla, vi lascio al tutorial e ci vediamo alla fine del video. Ragazzi, io alle 00:23 del 28 settembre sto lavorando. Invece io come sto? Cioè, sto bene? Mi sembra un toglio. Inizio mettendo del latex e dell'ovatta sul face cast, intorno all'occhio, e attacco con la colla a caldo la lente sull'ovatta. Ora ho messo anche l'altra, però poi l'ho tolta perché ho cambiato idea riguardo al progetto, come ho detto, e inizio a modellare l'ovatta con il latex. Sto cercando di ricreare le palpebre, però poi ho lasciato così il progetto perché non si era fatto tardi, diciamo, e l'ho lasciato così. E poi non l'ho più continuato e l'ho continuato stesso ora sul mio viso direttamente. Ora ho messo la calotta taglio, come dice un proverbio cinese, taglio l'eccesso della calotta e applico del latex sul mio volto per applicare la protesi. Ora prendo dell'ovatta e del latex e la applico sulla protesi. Quante volte sto dicendo applico? E lo smusso con il mio famoso stecchetto. Continuo ad applicare e asciugo con un phon. Ora prendo dell'ovatta inzuppata nel latex e la metto per simulare la pelle e per dare l'effetto che l'alieno sta uscendo, diciamo, dalla pelle. Ora, dopo aver asciugato tutto, coloro di grigio. Creo delle ombre con il grigio più scuro e poi coloro la finta pelle e applico per finire del sangue finto. Ed il make-up è finito. Ragazzi, spero che il trucco vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su Facebook, ci sono i link nell'info box. E nulla, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bye!